Salve a tutti bolidi, io sono Abbo e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora, partiamo subito lanciatissimi con la reaction dei trailer rilasciati per quanto riguarda la nuova stagione di JoJo Star Ocean, che sarà disponibile il 1° dicembre 2021 su Netflix. Probabilmente usciranno, come per Blue Period, una puntata alla settimana. Dopo vi farò vedere un'altra chicca. Popcorn alla mano, perché si inizia. Oh, JoJo Star Ocean. Queste sono tutte clip nuove, se non sbaglio. Mamma mia, che qualità. Bellissimo. È uno degli anime che attendo con più trepidazione sicuramente di quest'anno, JoJo. Bellissimo. Stonefree. Comunque, queste erano quasi tutte clip che già conoscevamo. Quasi tutte, in realtà. Questi sono anche trailer promozionali, credo. Sì. Io non ho letto il manga, quindi non so praticamente niente di Stone Ocean. Mamma mia. Tutto è ambientato in una prigione femminile, comunque. Ora, ovviamente, cioè, non vi sto neanche a dire che è la figlia di Jotaro, eh. Si capiva benissimo. Non vedo l'ora di vedere gli stand che ci saranno in questa stagione. Ah, tra l'altro volevo ringraziare il mio moderatore Botle, che chiaramente mi tiene sempre aggiornato per quanto riguarda JoJo, in quanto lui è un super appassionato e manga reader, chiaramente. Mamma mia, che figata. No, io dicevo, io sono un fanatico dell'anime, perché vabbè, ormai è una meme. A Jotaro. Questa è la madre, probabilmente. Ai... Okasa, sì, madre, mamma. Un rapporto conflittuale con la madre, a quanto pare. Ma anche col padre, credo. Sei una Joestar. Sto Platinum. Zawado. Mamma mia. Quindi ci sarà un ruolo di, diciamo, importanza anche per Jotaro. Bene, mi piace. La prigione. Che figata. Araki è veramente un matto. Wow. Questa stagione sembrerebbe essere molto interessante. Che figata. Cos'è? Ovviamente lei è qua, come dicevamo, per una missione che dovrebbe essere la cattura di un serial killer, da quello che ho capito. Quindi la trama si infittisce, credo. Poi non so, non vedo l'ora di scoprire però sta cosa. Ora vi mostro la chicchetta. Come
come potete vedere, questa è una clip che è stata rilasciata da una testata giornalistica online. Allora, io adesso vi faccio un attimino presente che quando realizzai questa clippina si vociferava, che l'ho registrato tipo l'altro ieri, si vociferava che sarebbe uscito il 3 JoJo, quando in realtà hanno annunciato che sarebbe uscito l'1. Ma al di là di questo, come si può vedere, questa è una clip che secondo il mio modesto parere potrebbe anche essere veritiera, in quanto le account in questione sono comunque account di recensori. Per chi non lo sapesse, i recensori di alcune testate giornalistiche, quelle più ovviamente serie, ricevono in anteprima prodotti da recensire. Succede questo anche nell'industria videoludica, coi videogiochi, ma anche con gli anime e i film, in modo che chiaramente le testate giornalistiche in questione possono uscire il giorno della suddetta uscita del determinato prodotto già con la recensione, così che tu sai già da consumatore se effettivamente procedere con un acquisto o meno hai una linea guida. Ovviamente però io non so come funzioni questa determinata cosa, perché da quello che io vedo qui sembra che l'account debba inserire una password durante la visione della puntata, almeno prima in realtà, e sappiamo tutti che quelli che ovviamente hanno Netflix, la password va inserita solo durante l'accesso. Quando tu vai a vederti i tuoi film, le tue serie TV, quello che ti pare, non è che devi inserire la password ogni singola volta. Non lo so se questa è una sicurezza che potrebbe avere un recensore, perché come dicevamo l'account review è qualcosa di particolare, come si vede anche dalle immagini. Tuttavia volevo farvelo notare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Da qui a Bogol è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Felice di avervi informato. Alla prossima, ciao a tutti. Oh. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.